il motivo principale per cui mi trovo bene in questo momento senza un cellulare, proprio per essere un po' più consapevoli di come si impiega il proprio tempo, che poi penso sia la cosa più bella in generale nella propria vita, perché come si impiega in generale il proprio tempo è forse un po' come si sceglie di vivere. Oggi vi chiedo di lasciare fuori da qui i luoghi comuni. Laura è stata curiosità dal primo istante, inafferrabile nella presenza quanto concreta nella meta. Laura è accoglienza, gentilezza e soprattutto comprensione. È la completa assenza di giudizio. Lei è il suo mondo, plasmato attorno al nostro. Finalmente ti vedo di persona dopo aver avuto vari tentativi di parlarci, no? Ci siamo viste dietro uno schermo del computer e ci conosciamo oggi in maniera molto sincera. Io non ti conoscevo, mi è venuta una gran curiosità, ma non tanto la curiosità come qualcosa di lontano da me, ma proprio perché mi piaceva incontrarti, mi piaceva conoscere, insomma, il tuo modo di vedere le cose, di vedere la vita, di vedere la quotidianità. Oggi mi piacerebbe sentire la tua storia, che ha un sacco di sfaccettature, no? Si parla di tanti movimenti diversi e di tante posizioni diverse da parte tua. Intanto ciao, è un piacere conoscerci. Sono Laura, ho 20 anni, studio in questo momento, sto studiando all'Università Scienze Forestali e abito a Chieri. Ci siamo conosciute, il motivo è perché vivo senza uno smartphone e spesso quando lo racconto alle persone sembra molto strana come cosa, anche se ci sono parecchie cose strane in questo mondo. Sì, diciamo che io mi rendo perfettamente conto di essere una delle persone, come praticamente tutti, che vivono all'esatto opposto della tua vita. Io sono praticamente attaccata perennemente al telefono. Il telefono mi permette di essere nel mio posto, nel mio momento, perché sono sempre connessa, no? E questo per me è un grande plus. Poi io ho saputo della tua storia e ho iniziato a farmi delle domande, no? A dirmi ma chissà come si vive senza questo privilegio o senza questo peso, può dipendere da come viene visto. Sì, per me è stato sempre abbastanza normale perché non ho mai avuto un cellulare, neanche mio fratello, all'inizio per scelta dei miei genitori, quindi ci sono abituata, però in generale penso che ovviamente la tecnologia ci ha permesso di avere molte cose che prima non avevamo e penso in particolare che durante il periodo della pandemia sia stato un aiuto per moltissime persone, quindi in generale questi mezzi ci permettono di stare in contatto anche con persone lontane che altrimenti non avremmo modo di conoscere o non potremmo parlarci. Però per me in questo momento è normale vivere senza un cellulare dietro e ho la fortuna di avere un computer attraverso il quale posso seguire le lezioni dell'università e con il quale riesco anche a restare in contatto con i miei amici e con gli altri ragazzi e ragazze del movimento Fridays for Future, il movimento per il clima di cui faccio parte. Tra l'altro questa è un'altra parte grossa della mia vita in questo momento e credo sia anche un po' buffo il fatto di fare parte di un movimento che è nato grazie ai social. Esatto. Quindi ecco, non dico che sia un male in ogni caso. Tutta questa vicenda, appunto, questo vostro movimento nasce grazie, come hai detto, ai social e si alimenta in qualche maniera grazie alle persone che usano il telefono. Quindi fa sorridere in effetti questa cosa. Tutto quello che fai, quindi, a sostegno del tuo movimento, che adesso magari ci racconti, come va a finire dentro il telefono? La tua giornata, si muove in un certo modo e poi viene messa dentro il computer alla fine della giornata, immagino. Sì, durante la pandemia è stato un po' diverso perché essendo tanto tempo a casa, ho a volte
a dare una mano nel negozio di famiglia, però sono stata molto tempo a casa, come tutti, avevo la possibilità di usare il computer di più per seguire le lezioni e in generale per restare in contatto con gli amici. Quindi ho notato come quando hai sotto mano qualsiasi strumento, sei portato anche a utilizzarlo di più, a perderci magari del tempo che non vorresti perderci magari. Quando ci ripensi dopo dici, ah, non avrei voluto perdere questo tempo sui social, ma magari avrei voluto studiare o fare qualcos'altro. E quindi questo è il motivo principale per cui mi trovo bene in questo momento senza un cellulare, proprio per avere un po' di più il controllo del tempo che utilizzo sui social in generale, anche se sul computer è un po' la stessa cosa, cioè il rischio di perderci si sopra. Per il resto sì, quando sono a casa in ogni caso riesco a comunicare attraverso il telefono di casa o attraverso il computer con le altre persone. Poi penso che in effetti non ci abbiamo mai fatto tanto caso, perché ci è parso qualcosa di normale avere i social, o il telefono, o il computer, quindi ci siamo abituati. Però da una parte credo che il periodo della pandemia ci abbia magari fatto notare di più quanto, da una parte, questi strumenti possono essere una risorsa incredibile per stare in contatto, per fare un sacco di cose, e dall'altra però possono farci perdere del tempo o farci perdere delle altre esperienze altrettanto belle. E quindi credo che un po', almeno tante persone che conosco, ci hanno riflettuto e in qualche modo vogliono provare a mettersi in gioco, a cambiare qualche abitudine per essere un po' più consapevoli di come si impiega il proprio tempo, che poi penso sia la cosa più bella in generale nella propria vita, perché a parte gli strumenti che si usano, poi come si impiega in generale il proprio tempo e forse un po' come si sceglie di vivere. Hai difficoltà con i tuoi amici a relazionarti in questo senso? Oggi io sono sempre in contatto tramite il telefono, no? E mi dici che i tuoi amici vivono una realtà normale, chiamiamola così. Come succede che te, nel tuo modo di vivere il tuo tempo, riesci ad essere in linea con loro? Beh, intanto avendo il telefono di casa e il computer riesco ad essere in contatto con i miei amici, con altre persone. E poi una cosa che ho notato tanto durante la pandemia è stato proprio che ero portata di più a scrivere alle persone attraverso i social o attraverso altre vie, però notavo che scrivendo sia nei gruppi che nei messaggi normali si dedica meno attenzione all'altra persona e si riesce anche a parlare meno seriamente di quello che si prova o di quello che si pensa, mentre invece ovviamente parlandosi dal vivo è diverso, ma anche parlandosi per telefono è diverso, si riescono a comprendere di più le altre persone. E quindi è una cosa che ho notato tanto durante la pandemia, perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Con alcune persone sono rimasta meno in contatto proprio perché attraverso i messaggi non mi veniva da parlare di alcune cose, ed è qualcosa che mi dispiace, però allo stesso tempo ho notato che spesso basta ricordarsi di alzare la cornetta del telefono e di chiamare una persona per avere una discussione un po' seria e più profonda. Proprio un modo di essere, è un modo di vivere diverso. Mi rendo conto del fatto che oggi io molto spesso invece sia portata a riservare al telefono l'importanza di dirsi certe cose. Al contrario di te, no? Che sei abituata in questa maniera, e ammetto che forse è molto più giusto il tuo modo di vedere la cosa. Io riservo al telefono l'attenzione del fermati, ti devo dire una cosa importante, la metto qui dentro, così nel tuo momento hai il tuo tempo per accogliermi in qualche modo. Quindi credo che sia proprio un modo parallelo, se vogliamo, di vedere le cose. E in assoluto non giudicabile. Avevo molto timore quando sei venuta, no? Di essere giudicata da parte tua, perché siamo abituati ad un mondo dove spesso le persone che sono diverse da noi tendono a giudicarci, no? E invece mi dici semplicemente questo è il mio modo di vivere,
ma in maniera assolutamente serena, senza... Io non mi sento giudicata da te, anche se da quando ci siamo visto il telefono in mano. È una bella cosa. Sì, rispetto a quello che dici, credo che lo scrivere in qualche modo aiuti sempre, almeno anche a me aiuta a scrivere le cose, aiuti a portare messaggi magari un po' più seri, un po' più profondi, perché come dicevi nella società un po' frenetica in cui adesso viviamo, è difficile trovare i momenti giusti per parlare delle cose più serie e ultimamente mi sono accorta che anche con i miei amici a volte quando siamo insieme chiacchieriamo, parliamo di sciocchezze, cose così meno serie e poi magari attraverso i gruppi riusciamo ad affrontare qualche cosa che ci preme più a fondo, qualche cosa di più profonda che non riusciamo a dirci a voce. Quindi può essere uno strumento utile per affrontare certe cose e poi magari anche parlarne a voce. Quindi sì, ho notato anch'io questa cosa, soprattutto in questo periodo. E in generale credo che questo nostro modo di vivere sia espressione di un modo di vivere che non è tanto sostenibile, perché adesso magari ce ne accorgiamo in alcuni aspetti del fatto che ci sono delle cose nella società che non funzionano e dal momento che faccio parte del movimento Fridays for Future, il movimento per il clima, mi batto per ottenere giustizia climatica, per ottenere azioni da parte dei governi, dei politici, ma sto notando che la crisi climatica ed ecologica è anche parte di una crisi più ampia che riguarda tutta la società. Facciamo tante cose, stiamo dietro a tanti impegni e poi magari non siamo neanche felici o se ci interroghiamo a fondo troviamo che abbiamo un senso di insoddisfazione che non sappiamo magari neanche spiegare. E questo credo sia un sintomo. Laura, questa tua visione, diciamo, della vita che mi racconti, te la immagini come fare un passo in avanti verso il futuro o fare un passo indietro? Perché la mia sensazione da questa parte, in alcune dinamiche, no, della tua giornata, in alcune dinamiche proprio di quotidianità, mi riporterebbero a fare un passo indietro. Da bambina vivevo, io uscivo, non avevo il telefono, forse il mio primo telefono l'ho avuto a 16-17 anni, no? E prima facevo così, uscivo, mia mamma mi aspettava, se arrivavo in ritardo funzionava in questa maniera. Sì, sì, credo dipenda molto da cosa si intende con passi avanti o passi indietro. Qualcuno ogni tanto mi dice, ma dovremmo tornare a tutti a vivere con le candele o cose del genere. No, ovviamente non è questo il punto. Quello che a cui io tengo è il fatto che possiamo vivere in modi diversi da quelli che in questo momento riteniamo normali e che già da decenni gli esperti e gli scienziati ci stanno dicendo che il modo in cui la società vive in questo momento, in cui in generale l'Occidente vive in questo momento, non è sostenibile e sta portando al collasso del clima, al collasso degli ecosistemi, che sono i sistemi su cui si regge la nostra società. Quindi dobbiamo essere consapevoli che questo ha delle conseguenze e ad esempio gli effetti sugli ecosistemi, la distruzione degli ecosistemi sono tra le cause di nuove epidemie, nuove malattie e abbiamo visto come nella nostra società molto connessa è facile che una cosa porti a un'altra e all'improvviso si arriva una pandemia globale. Quindi tutto questo è interconnesso e va affrontato il modo in cui viviamo e ovviamente maggiori sono i propri consumi, le proprie risorse e maggiori sono anche le proprie responsabilità come le proprie possibilità, quindi è anche giusto agire di conseguenza. Affrontare la crisi climatica ed ecologica non significa fare dei sacrifici, ma significa vedere le cose in un modo diverso e agire semplicemente di conseguenza, ma credo che ci sia molto che potremmo invece ottenere di migliore rispetto a come sta andando adesso la società e le cose. Quello che mentre ti ascolto, no, mi salta agli occhi in qualche maniera è la tua sicurezza, nel senso che oggi vieni qui ai 20 anni e sei molto sicura. Io forse a 20 anni non avevo questa grande sicurezza di dove volessi andare, no? Non sapevo nemmeno come mi volessi comportare dentro a un mondo. Invece mi sembri
molto ferma nella tua idea, nella tua posizione. È un percorso che arriva da lontano o all'improvviso Laura ci si sveglia e si prende coscienza di qualcosa? No, non è arrivato da lontano. Fino alla fine del liceo sono stata molto riservata. In realtà lo sono abbastanza anche adesso. Però poi venire a conoscenza di questo, della crisi climatica ed ecologica, mi ha fatto pensare che anziché vivere passivamente avrei potuto fare la mia parte per cambiare la visione delle persone, avere un impatto sul mondo anziché assistere alla vita passivamente. E questo è il principale motivo che mi spinge a usare la mia voce per parlare di questo e non stare zitta. Vorrei dire a tutte le persone che incontro, i miei coetanei soprattutto, che spesso sottovalutiamo le nostre capacità, sottovalutiamo la nostra voce, ma possiamo avere un impatto positivo sulle persone che incontriamo e in generale nella nostra vita. Certo, è una grande dimostrazione di forza e soprattutto di personalità, credo, perché oggi, insomma, specialmente alla tua età e anche quando i ragazzi sono più piccoli e più grandi, assolutamente si vive tanto il problema del sentirsi diversi, no? Di non sentirsi all'altezza, di non sentirsi abbastanza. Non ti capita di sentirti troppo piccola, cioè di guardarti intorno e dire ma tanto non mi ascolterà mai nessuno, non ti senti mai in minoranza, ecco. Sì, ovviamente sì, mi sento spesso così e penso che, come dicevi, tutti ci sentiamo così perché effettivamente siamo tutti una piccolissima parte della società su questo pianeta e questa società ci porta anche a un po' uniformarci a tutti gli altri, quindi a volte avere qualcosa di diverso può essere positivo e può essere una risorsa perché ci fa vedere le cose in un modo un po' differente ed è qualcosa secondo me da valorizzare. Spesso mi sento estremamente piccola e impotente, però allo stesso tempo le scelte che abbiamo di fronte sono o stare zitti e continuare per le nostre vite oppure provare a fare qualsiasi cosa possiamo e poi un giorno guardarmi indietro e poter dire anche soltanto ho fatto tutto quello che potevo e ho dato la mia parte. Senti Laura, ti vorrei soltanto fare una domanda sulla percezione di te stessa e la percezione che credi possano avere gli altri. Se provi a guardarti da fuori, chi vedi e cosa pensi che vedano gli altri? Penso che inizialmente gli altri, quando mi vedono come una persona normalissima, credo. Poi ovviamente se racconto che non utilizzo un cellulare o che la mia famiglia non ha un'auto, dicono «Ah, ma che strano!». Però ecco, principalmente penso per qualche luogo comune o per il fatto che culturalmente non ci siamo abituati, perché appunto ho una vita molto normale. Quindi sì, penso che sia un po' un luogo comune. Laura, quando noi ci siamo parlate del perché ci saremmo poi incontrate, no? Io ho detto una cosa che mi hai detto averti colpito ed è stata la differenza che io avevo notato tra il fatto di essere connessi ed essere vicini. Essere connessi non significa sentirsi vicini a qualcuno, e a volte essere vicini non è sinonimo di sintonia, di capirsi. Nettare in questo caso va un po' più avanti, cioè io ho il sogno di far arrivare in qualche maniera con delle parole viste dietro a un telefono dove purtroppo o per fortuna non tutti possono essere qui, no? Se no non ci sarebbe questa intimità, però far sentire le persone vicine anche dietro un telefono, dentro uno schermo del computer. Spero che questo possa aiutare qualcuno, ecco. Te mi hai detto che ti aveva colpito questo concetto dell'essere vicini e dell'essere connessi. Sì, perché spesso magari scriviamo a delle persone ma non siamo poi realmente vicini mentalmente a questa persona o non ci pensiamo, oppure
scriviamo in modo superficiale e poi ci perdiamo un po' i sentimenti o i pensieri più profondi e spesso siamo portati nella società di oggi un po' a nascondere le nostre paure, i nostri sentimenti e a rendere tutto un po' superficiale, quindi mi è piaciuta questa cosa e anch'io sto cercando di affrontare questa cosa perché ho notato come a volte non do tanta importanza a come mi sento e come si sentono gli altri, ma più a quello che c'è da fare o cose del genere. E quindi penso che faccia bene a tutti provare a affrontare di più le proprie paure, i propri sentimenti, anche insieme, quindi parlarsi al telefono, a voce, come si può, anche di queste cose. E la cosa che mi colpisce di più e che mi porterò a casa è la tua capacità di togliere il frenetico in qualche maniera. E ci penserò se questo frenetico è dovuto alla nostra vita in generale oppure molto spesso a quello che ci porta a dover fare la presenza del telefono, al dover essere sempre e comunque sul pezzo, sempre connessi, no? Sempre attaccati a qualcosa che può succedere o che sta succedendo e che non ci possiamo perdere. E l'unico mezzo per cui riusciamo a non perdercelo è il telefono. Io parlo con te e mi rendo conto che forse con la tecnologia puoi fare tutto, ma togliendo semplicemente il tossico, no? La frenesia, il fatto di correre sempre dietro a qualcosa per continuare a mantenere qualcosa in mano. Laura, così sicura e centrata, così in ascolto sulla sua frequenza, mi ha lasciato molto più di quanto immaginassi. Laura ha lasciato dentro di me una melodia precisa, quella della canzone che racconta della cicala e la formica, quella melodia che mi fa pensare alle cose vere con la giusta leggerezza. Grazie Laura, e grazie alla tua famiglia che ti ha donato questo modo di vedere il mondo.